Ben ritornati, buona giornata naturalmente, buona giornata anche ai nostri ospiti che ci supportano in questi approfondimenti. Quindi ben arrivato a Vendemiano Sartor, presidente di Treviso Tecnologia, grazie di essere qui presidente. Sì, ben e ben donna. ritornato anche Sergio Benetello, presidente Italian Solar Info Center, settore sì. energie alternative. Ci troviamo qui perché effettivamente l'argomento della modalità per risparmiare eh, nella, nel costruito, nell'abitazione, le strategie anche tecnologiche che possono esserci e eh, possono essere innovate sul territorio è estremamente importante. Poi capire anche a livello di eh, pubbliche amministrazioni, di territorio, eh, di regione, di progetti che ci possono essere, che possono ricevere un qualche supporto è molto interessante. Sia per i privati cittadini anche per chi, e sappiamo sono numerosi coloro che ci ascoltano, che sono del settore artigiano oppure comunque imprenditori. Puoi parlare delle strategie anche per migliorare la propria abitazione, portarla tra virgolette, a non essere più un costo, ma costituire una fonte di reddito. Ci sono molte modalità, eh, poi è stato in discussione anche il quinto conto energia, adesso si stanno prendendo dei provvedimenti importanti per quel che riguarda il sistema energetico nazionale portando in primo piano sembra proprio le energie alternative, il cosiddetto del sistema della green economy. È una questione molto controversa, in questo momento proprio in discussione, che porti una svolta al settore oppure no, ancora non lo sappiamo, perché per esempio nei biogas si temono delle importanti speculazioni. Ma vediamo di parlarne meglio insieme con i nostri ospiti. In primis voglio ricordare, con Sergio Benetello, che tanto prendiamo l'occasione al volo, eh, voi avete organizzato una settimana aperta per far conoscere eh, direttamente ai alle persone certo. sul territorio, tutte quelle che sono le aziende che secondo voi sono più serie e che potevano offrire delle alternative per coibentare la propria abitazione, renderla in qualche modo non eh, costosa, non dispendiosa, e quindi adottare certe soluzioni. Alla luce del successo ottenuto, bissate la cosa, vi spostate nel territorio di Castelfranco, quindi nell'area del Trevigiano, certo. vabbè, raggiungibile un po' ovunque, e ricreate un'altra settimana open con incontri con altri imprenditori, quindi vi fate un po' da catalizzatori, ma è un'iniziativa di cultura sociale. Più che di, di business in senso stretto, perché informazioni eh, gratuitamente che vengono date, preventivi che possono essere fatte e soprattutto aprire gli occhi su un mondo che sta crescendo, che può dare opportunità anche eh, di crescita. Poi lo vedremo anche con Vendemiano Sartor in che termini e come se c'è questo sviluppo. Sì, direi che cerchiamo di anticipare le regole che dovrebbero uscire da questo governo che parla e vediamo se concretizza qualcosa. Cioè, nel senso che il risparmio energetico è un fatto di tanti fattori. Allora eh, bisogna appunto noi cerchiamo di proporre un check-up del fabbricato. Perché questo? Perché allora si va a intervenire sulle le tipologie e sulle zone che sono più necessarie, possono essere i seramenti, possono essere l'impianto di riscaldamento, può essere la muratura, può essere una serie di fattori. Con il check-up fatto con termocamere noi abbiamo l'esatta valutazione del fabbricato, da che parte disperde di più energia, da che parte ho più bisogno di interventi, in modo da fare interventi mirati. Questo mi fa ridurre i costi e mi fa fare interventi che poi mi danno il risultato di aumento di categoria nella classe energetica. Ed ecco questo è lo scopo, siccome fino adesso si è lavorato più o meno a vista, allora proprio per evitare che ci sia questa continuità di... Poca mh, serietà o, o di una regola precisa, mettiamola così, noi ci proponiamo appunto dare questa informazione per creare un po' di cultura nel settore nello specifico, perché oramai non possiamo più dire questo è il nostro futuro, è il nostro presente, lo diciamo da molto tempo, ma è un presente che ha bisogno di essere supportato da aziende serie, come si diceva prima, che abbiano le caratteristiche importanti e che. Al minor costo diano il miglior materiale. Ah, e poi non è facile selezionare le aziende, anche questo è un discorso perché eh, c'è so, un'offerta pazzesca, su internet impazzano certo. e purtroppo eh, c'è chi resta, tra virgolette, scottato dall'azienda. Eh, sì, allora, che non questo ha una purtroppo rientra nel quando abbiamo delle tipologie di business particolari, è evidente che le aziende un po' in difficoltà si mettono in questo specifico settore, come è successo col fotovoltaico, come succede. Un, ma noi diciamo che proprio per dare una mano all'utente finale, noi cerchiamo di porci e di proporci con queste manifestazioni che hanno il carattere di informazione. Pertanto non c'è nessun obbligo, ma c'è soltanto la capacità di poter capire e recepire se l'intervento su un determinato fabbricato è interessante, in quanto tempo si ammortizza, cosa posso portare a casa come risultato finale cioè avere un business plan anche economico oltre che un check-up termico. Mi sembra che a Pado ha avuto molto successo, pertanto nella nostra filiale di Castelfranco... Sì, stiamo vedendo le immagini della giornata un po' inaugurale eh, che si è sviluppata e che è stata anche un po' un'occasione di confronto tra diversi professionisti, tra l'altro. Certo, ma è questo, cioè, i confronti servono a migliorare la tipologia e servono anche... La concorrenza serve a migliorare e ridurre i costi. Ecco, noi abbiamo sempre puntato su questo, pertanto mi auguro che anche Castelfranco abbia lo stesso risultato. Stiamo già facendo non solo preventivi ma lavori dei cittadini che sono venuti a verificare questa opportunità, perché se parliamo di geotermico è come dire, una, un, un qualcosa di evanescente che tutti sanno ma non sanno in realtà. Ecco che allora bisogna dimostrare concretamente, nei nostri centri ci sono queste tipologie operative che possono dare la valutazione reale, uno tocca con mano e dice sì è vero oppure no, non ci credo non è vero, ma è un fatto personale, però la dimostrazione pratica deve esserci per far sì che il cliente abbia questa possibilità di contatto e di convinzione personale. Ecco, cosa dice il Presidente? Tenendo conto anche che poi alla luce di questo ci sono investimenti, potrebbe muoversi veramente un settore economico che Abbiamo bisogno ma, che si muova. Ricordo solo che negli che anni... Che poi lei è del, dell'area, tra l'altro. Sì, <ride> sì, sono dell'area, sì, dell'area, <ride> ma credo di conoscere un po' il settore eh sì. delle costruzioni, ma anche il settore eh, delle costruzioni dell'artigianato. Do solo un dato, tanto per capire come sia importante eh, la ripresa eh, del settore edilizio in una, in una economia come la nostra. Eh, L'80% delle imprese eh, di costruzioni sono imprese artigiane. All'interno dell'albo delle imprese artigiane il 40% di tutte le imprese sono imprese che, che lavorano sul, sulle costruzioni, perché non ci sono solo i muratori, ci sono gli impiantisti, i pavimentisti, i seramentisti, una serie di eh, soggetti. Secondo, negli anni eh, dal 2001, dopo le, la, la crisi derivante dall'attacco alle torri gemelle, L'economia del Veneto è stata sostenuta dal settore delle costruzioni fino agli anni 2005-2006. Oggi credo che dovremmo ragionare però in maniera diversa rispetto ad allora, guardare più la qualità che la quantità. I costi anche degli edifici fatti in maniera avanzata, soprattutto nel conto del risparmio energetico, di nuove tecnologie, di materiali riciclabili, non sono così diversi dai costi tradizionali. Quindi non è che è detto che tutto costi di più. Io credo anche che eh, si debba intervenire su, sulla riorganizzazione, ristrutturazione, ricompletamento per quanto riguarda le aree eh, dell'esistente, utilizzando anche gli incentivi del piano casa. Quello che manca è che noi dobbiamo spostare eh, l'attenzione rispetto all'offerta, cioè rispetto all'impresa che costruisse, dobbiamo rafforzare la possibilità della domanda, cioè intervenire anche con risorse agevolate sui committenti e soprattutto sulla questione della prima casa, perché ricordo che è vero che c'è in discussione tutta la questione degli incentivi sulle energie rinnovabili, soprattutto fotovoltaico eccetera, però ricordo anche che su questa partita noi paghiamo quello che è il nostro metodo di operare del sistema paese che andiamo sempre per estremi. Noi abbiamo favorito, non la cultura di questa cosa, abbiamo favorito le speculazioni finanziarie sugli, attraverso gli incentivi. Questo è il dramma. E quindi abbiamo speso troppo, lo paghiamo sulla bolletta, mentre se partivamo con un elemento più moderato e soprattutto selezionato probabilmente lo Stato avrebbe speso meno soldi e ci sarebbe rimasto qualcosa per continuare. Oggi io credo però che al di là degli incentivi sul fotovoltaico o sul conto energia o sulle biomasse, eccetera, che sulle biomasse non interessa poco le costruzioni, potrebbe esserci comunque l'interesse soprattutto nella prima casa, se, eh, perché ci sono le ristrutturazioni, gli incentivi sulla ristrutturazione al 36% e c'è cioè comunque l'incentivo della... Eh, risparmio energetico del 55% sui costi che si fanno, quindi questi qua ci sono, eh non è sì. che siano messi in discussione allora, se ma uh, c'è stata una riduzione però? No, mm. sul, sugli incentivi diciamo, del conto energia, questo mm. sì è, che è tutto in discussione, ma io posso utilizzare eh, di farmi l'investimento e recupero le mie tasse in 10 anni, quello che manca manca un supporto finanziario, perché il sistema bancario chiaramente ha le difficoltà mm. che ha però siccome ci sono anche a livello regionale, delle risorse che non vengono utilizzate per edilizia residenziale pubblica tradizionale potrebbero essere dirottate a finanziamenti ai privati per prima casa a tasso zero. Ma è fattibile? Se... Certamente che è fattibile, basta volere. Allora, se io ho metà finanziamento a tasso zero, metà a sistema bancario, un po' di risparmi li ho e parto. Però su questa partita, o mettiamo insieme un ragionamento a sistema, i comuni dove devono far. Pagare le volumetrie agevolate per chi fa la prima casa, non ci può essere speculazione su anche su chi si fa la prima casa. Secondo, i progettisti. Terzo, le imprese. Allora, se io ho che su un edificio il committente è lui che commissione, non ho la speculazione finanziaria e degli è chiaro che l'edificio mi costerà una cifra naturalmente ridotta, che può essere anche in questa fase più a portata delle persone. E cosa dice il Presidente? Perché poi anche lei era dentro il sistema confrattigianato per cui stiamo parlando di diverse realtà aziendali in sì, sì, no, un poco peso. È che non si riesce mai, giustamente quello che dice il Presidente Sartore è molto importante, sarebbe, sarebbe come dire una parte della soluzione del problema, è che non si riesce a fare sistema. Ogni, ogni categoria, ogni tipologia va via per suo conto. Eh perché noi, questo a noi, problema? A noi anche. manca questa congiunzione delle parti e di conseguenza siamo dove siamo perché potevamo ridurre già da prima moltissimo quello che sta succedendo, cioè la, come dire, la messa in liquidazione delle nostre imprese perché giornalmente le società di capitali, anche di imprese edili, portano i libri in tribunale perché non ce la fanno più non hanno più i soldi per pagare gli oneri fiscali, cioè non possono più avere il DURC. Cioè, sono tematiche talmente importanti, ma perché? Perché siamo arrivati a questo punto, eh, ognuno è stato lasciato al proprio arbitrio, ognuno ha lavorato per suo conto, per la speculazione, no, non diciamo di no, perché ognuno cercava di portare a casa di più di quello che si poteva, più di quello che si poteva, e a sto punto qua, ecco, siamo arrivati al fondo. Oggi come oggi ci vorrebbe la volontà e una capacità politica ed economica per poter attivare questo meccanismo. Perché tutti ne parlano, ma purtroppo non vediamo nessun risultato. La stessa crisi, oggi mi dicono sì, siamo già, eh. Poi... Forse siamo verso la fine della crisi. Forse stiamo uscendo. Ragazzi, non possiamo Giocare ammettere su... questi se o questi marti. ma. Allora lì è un delle... problema politico. Ma formalmente è politico e le categorie che, e non le hanno, ne che non hanno più una guida politica perché né a destra né a sinistra c'è nessuno che segue questo andazzo di fatto. Ecco, cioè, voglio dire, è un problema che se si potesse risolvere, come diceva il presidente Sartor, sarebbe. Una grande cosa, cioè sarebbe l'inizio di un recupero di questo settore. Ricordiamoci che l'edilizia è sempre stata il, volante, il treno trainante certo. di tutta l'economia, perché lavorano 20-25 categorie nel suo insieme e poi l'indotto si trasforma in tutto il resto, di conseguenza è questo il, il punto di partenza della, del, dire, della nostra riforma del lavoro e anche dell'economia. Sì, è... però c'è un sistema, poi lo, lo conosciamo tutti quanti ormai benissimo. Innegabile, eh, mancanza di lavoro, licenziamenti, la, la famosa tanto inneggiata eh, <ride> instabilità e non noia del lavoro da parte del ministro Fornero, che però provoca dei contratti che sono di breve durata. Le banche a loro volta sì. non si, lo sappiamo benissimo, non, non vogliono de straffrire dei usoni sulla casa dei genitori se i figliano questi contrattini, eccetera, quando i genitori stessi non possono garantire più di tanto. Ed è tutta una catena di Sant'Antonio che porta alla difficoltà di fare un investimento. Una tassazione che sappiamo è diventata abbastanza. fa paura certo. in una situazione di alea, oltre al fatto che quello che c'è in vendita, salvo una classe alta. Non è appetibile, perché qui stiamo parlando di eh, appartamenti che non devono costare quanto costano, e invece ci sono classi energetiche, volendo semplicizzare, terribili, con appartamenti invenduti, nuovi, certo, cioè questo... nuovi, tra virgolette, come ormai diventano vecchi, perché ormai certo. sono là da anni, però non, non sono appetibili e ma costano. Certamente c'è un problema, ripeto, lo dicevo prima, di modificare la cultura delle, costru delle costruzioni, perché eh. il problema energetico non è un problema che si risolverà, il problema è che durerà, quindi i costi che noi subiamo oggi sull'energia sono costi che dobbiamo essere contenti se non aumentano, perché se c'è più domanda e meno offerta è così è, certo. allora eh, chi oggi si compra casa sta valutando e valuta anche i costi di mantenimento di questo fabbricato, noi ripeto abbiamo costruito negli anni del 2001-2002 fino al 2006-2007 in maniera non dico brutta o cattiva, ma dico in maniera tradizionale, con edifici calcolati per quei tempi quando i costi erano di un certo tipo, oggi, eh, o, do, o bisogna prenderli per mano o chi mm. li ha se li tiene, perché nessuno va a comprare quel tipo di fabbricati là. Assolutamente. Questo è il primo ragionamento. Il secondo ragionamento dobbiamo anche eh, io fa, faccio una battuta, noi siamo qua in televisione, no? Però io dico che questo paese se noi oscurassimo tutto per sei mesi, probabilmente le cose andrebbero, andrebbero meglio perché stiamo facendo terrorismo noi, non stiamo facendo informazione. Sia sulla questione del lavoro, sia sulla questione dell'IMU, no, abbiamo creato delle patologie di preoccupazioni che sono state eh, diciamo, ampiamente eh, aumentate. Allora, sull'IMU abbiamo visto che è stato fatto un disastro, un, disastro, un, disastro, un disastro, è chiaro che è un disastro, ma lo sarà non per la prima casa, perché è stato verificato che i costi sulla prima casa, il 30% di edifici non pagheranno perché sono sotto soglia, eh. e, e sugli altri il costo sarà inferiore eh, di... Eh, rispetto a Alici eh, ah, ma di, un, di questo potremmo parlare all'ultima rata a sì, dicembre, sì, no? Vabbè, perché ma, la, ho capito. Però, anche è stato la un terrorismo: chissà quanti soldi dobbiamo pagare, tutta questa roba qua, il, il che si è dimostrato che non è. Allora, chi deve comprare casa dice che dopo devono anche pagarsi tanti soldi, non la comprano? E, e questa è la prima questione. La, questione, la questione. la seconda questione sul lavoro: ricordiamoci che per la tipologia della maggior parte delle imprese, no? dal 5% delle imprese del Veneto o anche d'Italia, la questione dell'articolo 18 no, non gli interessa assolutamente nulla. Questo è il tema. Allora anche là, perché siamo arrivati a questa situazione? Perché siamo sempre andati con la legge del pendolo, no? Prima avevamo una rigidità in entrata e una rigidità in uscita. Chiaramente la rigidità in uscita è data dall'articolo 18. Allora, è stata fatta una serie di eh, procedure troppe e troppo precarie sulla, sulla questione dell'entrata. Prima nulla e dopo troppo, adesso bisogna ridurla e cominciare a cercare che la flessibilità non diventi precarietà, perché altrimenti rimane il problema. Allora, però, mio Dio, queste cose sono cose che vanno affrontate non con demagogia o strumentalizzazione, ma con serenità, perché l'occupazione è una cosa seria. Ci sono imprese che hanno il problema della stabilizzazione delle, delle persone, della fidelizzazione, non di mandarle via. Perché sui settori che noi abbiamo parlato. Stiamo parlando. Una certa ci vogliono persone che sappiano fare il loro mestiere non uh -huh. precari perché se è stato costruito male in un certo tempo è stato fatto anche perché la si domanda, prendeva chiunque si prendeva chiunque che... e festa finita oggi se dobbiamo andare a fare cose fatte bene dobbiamo capire che sul settore delle costruzioni sul settore dell'impiantistica su questi settori bisogna essere gente competente e, e capace che, che non è il problema di essere licenziata ma il no, problema no. di essere formata assolutamente, torniamo su questo discorso andiamo subito in pubblicità, tra poco Uh, Presidente Benetello, un po' per fare chiarezza anche informazione nei confronti in dei telespettatori che poi sì. tante volte fanno anche delle, delle domande, giustamente dettate da voglia di sapere. Certo. Un edificio in classe energetica A. Che caratteristiche sostanzialmente quali sono i punti da vedere e c'è strument, una strumentazione abbiamo accennato più volte ma forse non chiarito bene che consente di verificare che questo energito edificio effettivamente rispecchia quei parametri. Allora, diciamo che la certificazione di per sé oggi purtroppo la troviamo anche in internet, con 70 euro io mm. mi stampo una certificazione energetica di un fabbricato e questo è tutto dire, no? Pertanto ritengo certo. che quel tipo di certificazione non è certo fatta da un professionista serio. Allora, io direi prima di tutto, se un professionista è serio, architetto, ingegnere, geometra, chi è, eh, ha la facoltà di fare una certificazione corretta, perché? Perché va alla ricerca dei materiali usati... E mi fa la scheda in riferimento a tanto. Noi, ma probabilmente anche molte altre aziende, lavoriamo con uno strumento più tecnologico, lavoriamo con la termocamera. Che cos'è? La termocamera è uno strumento che fotografa tutto l'edificio nella profondità del suo, del suo involucro cioè io riesco a vedere anche i segni di congiunzione tra un matone e l'altro di conseguenza vedo se è fatto bene o se è fatto male vedo dove ho lo spiffero d'aria o di eh, trasmittanza termica vedo le tubazioni, vedo un po' tutto lo vedo ai raggi X in mm. sostanza questo mi permette di allegare alla relazione tecnica cioè alla certificazione anche la parte fotografica quindi si vede con cambiamenti di colore eh, dove. Esatto, io fa... ho il, il blu quando è una certa temperatura o il rosso che ce n'è un'altra, ma non solo, ma ho anche le temperature che in quel momento si stampano direttamente sulla parete nei confronti dell'esterno, dell'interno eccetera. Pertanto riesco a avere, come dicevo, quel check-up completo. Questo mi permette che la certificazione che andiamo a dare sia classe A, classe A, classe B, perché anche la classe B è già un, una, un, un edificio di notevole valore, abbia le caratteristiche reali. E non un cer una certificazione fatta in internet. Ecco, questo ci tengo a chiarire perché. Ma deve necessariamente, un po' come vediamo dall'immagine, avere dei pannelli fotovoltaici installati, avere il riciclo delle acque meteoriche, eh, cioè, una total di energia prodotta cioè, da energia alternativa, oppure basta che non sia, sia una casa passiva, insomma. Adesso abbiamo parlato di involucro, l'involucro abbinato alle tecnologie di eh, innovazione e cioè di eh, non solo il risparmio ma anche prodotti tipo il fotovoltaico che mi danno l'energia e può far andare la pompa di calore in caso che io faccia la geotermia. Ho il consumo generale del fabbricato, la domotica che mi controlla il tutto per mettere insieme. Cioè abbiamo una serie di tipologie che si completano e che mi mettono in condizione di avere realmente. In ciò che sto consumando, ciò che sto facendo e quanto interesse ha il mio fabbricato rispetto a un fabbricato che non ha queste caratteristiche. Il controllo della situazione e questo non è banale, perché da quel momento il, il, il soggetto, io vedo i cittadini, i nostri clienti che hanno queste, questi fabbricati, eh, hanno una marcia in più. Nel senso, controllano l'efficienza e hanno una gratificazione anche economica. Ah, Questo è molto è... importante. E si riscontra immediatamente. Esatto. E si riscontra. Eh, cosa dice? Ma io credo che la, la prima energia alternativa è il risparmio, no? E quindi c'è una questione di costruzione. Eh, sia dal punto di vista edilizio sia dal punto di vista impiantistico. Cioè sì, proprio la domotica? Per poi fare un, un elemento di utilizzo eh, bene mm. del, 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 della, della casa e soprattutto anche dell'integrazione con altre tipologie di, eh, di energie. Credo che eh, questo vada valutato a seconda della, di, della tipologia del, del luogo dove noi viviamo. No? Se chiaramente siamo in montagna, eh, le prime energie alternative magari saranno le biomasse. Se siamo a abano, voglio dire, le prime... Eh, così è però qui c'è una responsabilità da parte dell'amministrazione eh, purtroppo, purtroppo certamente sì perché eh, ci sono viviamo in, in questo periodo nel quale eh, c'è una confusione di eh, ruoli e di competenze di quello di cui ha bisogno questo paese è capire chi è il, so, il soggetto di riferimento sulle specifiche normative ah, invece ehm. c'è da qualche tempo noi abbiamo fatto delle pseudo-riforme sempre a metà, una questione di concorrenza sulle, sulle competenze tra Stato e Regione che non andiamo mai a capo. Allora la Regione dice io non posso fare il regolamento della, della classificazione degli edifici perché manca la, la, la direttiva nazionale, mm -hmm. ed è vero. Allora voglio dire, se noi vogliamo eh, far rispettare alcuni parametri, i parametri dobb dobbiamo, dobbiamo prima legiferarli, ci cioè fanno un sacco di leggi che creano problemi. Quelle che servono non si fanno. Ma è anche la mancanza di certezza, Primo, secondo me. Ecco, se, certamente, però voglio dire, eh, adesso si fa quello che si può: non è detto perché non c'è la legge che chi rilascia il certificato, se è serio, eh, quel certificato non rispetti, eh, perché possiamo farlo e ci arrangiamo come è stato fatto nel tempo. Io costruisco ti do il mio certificato e garantisco per quello che ho fatto. Questa è la dispersione termica, queste sono le calorie necessarie per riscaldare il tuo edificio e rispondo personalmente. Certo. Quindi questo si può fare senza aspettare la legge. Si può fare un'altra cosa, la, 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 la società Treviso Tecnologia oggi sta lavorando con il consorzio Venezia Ricerche proprio su un bando regionale perché anche l'innovazione e la ricerca possono essere utili sui settori tradizionali come quelli delle costruzioni. Noi abbiamo la, la ricerca di materiali che al di là di essere sostitutivi di altri materiali, certo. siano anche materiali eh, completamente riciclabili, che non creiamo un problema di ah, fabbricati sì, che dopo esatto. sono di costo di smaltimento nel momento in cui si utilizza, Primo. Secondo, per esempio, adesso inizieremo con la stazione sperimentale del vetro di Venezia, un'azione, sulla questione del vetro, perché eh, chiaramente il vetro, i costruttori lo, lo, lo considerano un problema, e chiaramente il vetro serve perché dobbiamo avere la luce, dobbiamo avere l'aria, tutte queste robe. Qua. Un problema allora, in che senso? Si va, un problema perché, perché è, è, è dispersivo il vetro, no? uh -huh. Allora per ovviare, come ha fatto Sergio Benetello, cominciamo ad andare non più a doppio vetro ma a triplo vetro, uh -huh. però il vetro tradizionale ha un peso. E sì. quindi quando io metto un tripro vetro ho bisogno di un serramento di una certa portata che dopo va si trasforma in determinati costi. Se io riesco eh, ad avere va. un prodotto vetro che magari abbia le stesse caratteristiche dal punto di vista eh, della sicurezza e dello sfondamento e della, e della tra dispersione Fermità, certo. termica più leggero, certo. è chiaro che eh, do una mano a chi costruisce i serramenti. Queste sono le, le, le procedure. Eh, sì. Quindi adesso fortunatamente si comincia a ragionare un po'. Eh, su queste cose noi veniamo da un periodo in cui tutto andava bene e abbiamo perso il, il, pensavamo perso tempo, che tutto fosse tempo. così che tutto si potesse pagare tranquillamente con i costi di un tempo oggi invece dobbiamo cercare di mettere in, in, in funzione costruzioni che siano meno costose soprattutto, ripeto, il termine più semplice per risparmiare è, questo, è quello della, del costo della volumetria o dell'area, mm. mettiamolo così ma soprattutto ricerca di materiali che permettano anche di costruire e di raggiungere senza grandi costi o magari con dimensioni anche inferiori gli stessi obiettivi. Oggi abbiamo tecniche di costruzione diverse, si va anche tanto verso la prefabbricazione, quindi è altrettanto importante la costruzione dei materiali quanto la messa in opera. E questo lo dico perché si è sempre trascurata la messa in opera prima si diventa... mettevano due seramenti un po' certo. di, 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 di silicone e festa finita, no perché ci sono dei ponti termici ci sono delle dispersioni, delle fessure quindi diventa un lavoro questo e questo lo dico perché eh, si avvicinano anche dei giovani perché noi abbiamo anche nei giovani la contraddizione nei termini cioè abbiamo una, una forte disoccupazione ma abbiamo anche figure professionali che non si trovano allora mestieri come questo che no, erano considerati Mestieri per, per, eh, residuali perché erano mestieri sporchi, pesanti. Adesso possono no, essere adesso in qualche modo rivisti sono rivissi. mestieri sui su quali ci vuole una capacità manuale, ma ci vuole anche una competenza tecnica. Allora sì. può essere un elemento dove alcuni giovani possono trovare anche soddisfazione. Perché quando io lavoro un materiale, devo save, sapere i suoi comportamenti. Assolutamente no, no ma questo, questo è, fatto... è il ecco. Tema. E qui entriamo nel discorso dello specifico. Qualità dell'operatore, certo. attenzione, quando si dice installare, quindi torniamo a delle, dei professionisti del settore, Oddio. ma anche dico io costi, mi faccio interprete un po' del pensiero di chi sta al di là e che ci sente, che dice bellissimo, però eh, ma quanto mi costi? Cioè aumentiamo tanto i costi in un edificio del genere perché bisogna fare costi benefici vista la no, situazione. Direi che anche questo si sta sfatando, cioè il costo più o meno deve essere il costo di un edificio normale. Perché? Perché si deve valorizzare, e qua ritorno alla scelta dei materiali, della tipologia di progetto, le valutazioni vanno fatte in tutto e per tutto e noi arriviamo a procedere con prezzi che sono equiparati ai prezzi tradizionali avendo un edificio. In classe superiore. Questo è l'obiettivo che tutti dobbiamo puntare. Purtroppo, invece, nel mercato, e lo dico per esperienza diretta perché ho questi, questi approcci: il, chi vende o chi propone in classe A, indipendentemente sia impresa o immobiliare, dicono sì, ma questa vale perché questa è in classe A. C'è una differenziazione di prezzo di mercato. Io dico allora, il prezzo di mercato dovrebbe essere del del costruito come regola d'arte di un fabbricato normale. Se io ho costruito poi abbiamo l'invenduto che è prevalentemente costruito in deroga tutti i principi perché? perché bastava costruire per portare a casa un certo. bel po' di soldoni e allora questi non, non trovano più mercato, questi vanno riconvertiti, vanno ristrutturati, vanno. Ecco, noi stiamo affrontando questa svolta epocale che dovrà permettere a tutti, non a poche imprese, sì, esatto, di ma... saper cogliere queste opportunità e di far sì che la spesa di un fabbricato fatto bene sia quella di ieri di un fabbricato fatto male. Ecco, mm. questo è molto importante. Se arriviamo a questo, la gente... Potrà incominciare finalmente ad andare o in agenzia o dall'impresa, acquistare un fabbricato che abbia le caratteristiche dimostrate nelle certificazioni, perché questo è molto importante e non solo nella certificazione energetica fatta, come dicevo, per, via internet. A questo punto qua noi avremo una ripresa di mercato perché la gente deve, oggi eh, si sta, come dire, un utente che vuole comprare casa va in agenzia, trova 100.000 prezzi, trova le valutazioni di vario tipo, non ha, non ha ancora eh, sondato e trovato quella uniformità, perché io dovrei trovare in 10 imprese 10 fabbricati più o meno analoghi, più o meno allo stesso prezzo. Questo non è ancora perché? perché abbiamo questa disparità di valutazione. Allora io dico. Stiamo superando questa grande crisi, mettiamoci in testa che dobbiamo costruire in maniera diversa, le imprese si riqualifichino, hanno le capacità di farlo, va bene. la manodopera va integrata e riqualificata e fatta formazione su questi settori specifici. Una volta fatto questo noi potremmo dire che abbiamo voltato pagina e stiamo proseguendo verso una linea di ecocompatibile ma anche di risparmio generale. che questo perché il, il, il miglior valore è partire dal risparmio, come diceva prima. Il Presidente Sartor, cioè la cosa migliore è partire da un risparmio. E poi se ho anche energeticamente una produzione, questa la vendo e di conseguenza ho anche un reddito dal fabbricato. Ma esiste ancora proprio mutando un po' delle domande di telespettatori, c'è un vantaggio nonostante quello che si è detto, che però non tutti è chiaro del quinto conto energia, vantaggio allora, economico? Allora, allora io dico di sì, e lo dico perché? Per due motivi. Perché chi ancora oggi fa un impianto fotovoltaico, fa un impianto geotermico, eccetera, ha un tempo di ammortamento che non si discosta molto da quelli degli anni passati, cioè i famosi 10-12 anni. Perché? Perché sono diminuiti sì gli incentivi e questo era come dire, prevedibile perché sì. non potevano restare, eravamo al massimo dell'Europa, ma sono diminuiti i costi? Perché le imprese specializzandosi hanno trovato la formula e la forma per fare i lavori con minor tempo, con migliori materiali, eccetera. Cioè voglio dire, si è compensato parte della perdita e pertanto ecco che c'è ancora interesse a fare impianti. Adesso col quinto conto energia dovremo ancora vederlo, noi stiamo lavorando col quarto conto energia. Perché questo è ancora in essere. Con sì, sì, il es quinto insomma. vedremo cosa ne è esse, e se esse in maniera corretta, io ho avuto l'opportunità, era qui a Padova il ministro Clini di parlare sì. con questo e dice secondo noi valuteremo di abbassare il conto energia in base alla riduzione dei costi dei materiali. Fosse vero, noi siamo. Cioè basta che si va a partire. Cioè sì. sì. Ecco, certo. mh, questa è stata una premessa, non una promessa. No, no, una, no, premessa. una premessa, quindi. allora con questa premessa andiamo rapidamente in pubblicità così poi torniamo insieme e possiamo anche eh, tirare un po' le conclusioni, vedere eh, che cos'altro si può fare sempre per incentivare anche la domanda, che è una cosa molto importante, oltre che l'offerta. Allora, l'abbiamo accennato prima, poi tra l'altro se ne stava chiacchierando anche fuori onda per il discorso del mercato del lavoro che deve avviarsi, deve riprendersi. Abbiamo... Parecchia, parecchia offerta, la domanda invece è crescente sia per il terrorismo, per carità, eh, che esiste perché chi ha un lavoro sicuro, certo, un guadagno che tanto è quello di prima e ci sono persone così per fortuna, comunque sono con, hanno ritirato ah, sì. i, i remi in barca e non spendono, non investono da nessuna parte per paura, per legittimo anche timore, per una forma mentis culturale e quant'altro, comunque non lo fanno, bloccando l'economia e quindi mettendo in crisi tutto il sistema. Poi c'è però anche un discorso del mercato del lavoro che senza dubbio escono dati continuamente, eh, langue, sì. langue nel nostro Paese, langue a livello mondiale, cioè, ci sono numeri di giovani inoccupati sì. che sono spaventosi e il nostro territorio ne è un esempio. Quindi, sì. Che cosa si può fare secondo Ma, lei? Eh, il problema è questo, quando noi affrontiamo questo tipo di eh, problemi, il primo, la prima cosa è non affrontarli con le ideologie del passato, affrontarli serenamente perché ogni eh, situazione temporale ha delle esigenze diverse rispetto a quelle del passato. Oggi un'impresa, qualsiasi impresa che si mette in produzione, non ha la certezza che quello che fa duri più di 5 anni. Una volta uno si metteva a fare impresa e per 30 anni faceva quel prodotto. Oggi non è più così. Quindi i tempi e la flessibilità sono una esigenza. È chiaro? Che questo non può tradursi in una precarietà nel lavoro, ma ci deve essere una disponibilità e la flessibilità anche dei lavoratori che sono a tempo indeterminato, cosa che nel nostro Veneto, soprattutto nel sistema della piccola impresa, abbiamo sempre avuto. Per quello noi abbiamo sempre insistito che la contrattazione non può essere esclusivamente nazionale. La contrattazione deve essere nazionale per quanto riguarda le, le garanzie generali, ma la parte operativa deve essere nei territori, perché sono territori che hanno esigenze e storie e culture diverse. Questo è il tema e soprattutto non affrontati con ideologia. L'altro elemento è questo, che se, quando io affronto e voglio togliere qualche tutela è chiaro che devo controbilanciarla con qualcos'altro in cambio, perché altrimenti eh, penalizzo qualcuno a favore di qualche altro. Allora io credo che serenamente noi dovremmo pensare anche a qualche minor tutela sui dipendenti a tempo indeterminato, che sono troppo tutelati. Ma a fronte di questo dovremmo dire lo compenso con qualche euro in più in busta paga, perché altrimenti non posso solo togliere. Questo eh. è l'elemento. Alla fine credo che. Eh, ma chi è che deve mettere quest'euro in questa eh, cioè, paga? Eh, si, si Visto mette che perché... le trattenute no, a livello eh, di eh, là. Ma comunale io, là là. sono altissimi Brava, sono diminuiti i soldi. In chiaramente paga. le tutele costano. Eh. Se io diminuisco le tutele diminuisco questi costi e questi costi non devono essere dati o la fiscalità generale o Devono essere dati al dipendente in busta paga. Questo è l'elemento, perché se noi non facciamo partire la domanda di questo Paese è evidente che la ripresa non ci sarà. Eh, perché noi se... abbiamo certo. un problema che è di natura congiunturale, ma abbiamo anche un problema di natura strutturale. Perché noi non è da oggi con la crisi che cresciamo poco. No, Il okay, Veneto si salva solo perché ha un terzo del proprio PIL che deriva dalle esportazioni, ma, ma solo, con le, crescita, solo con le esportazioni non possiamo pensare di trascinare okay. l'occupazione perché le esportazioni la maggior parte vengono fatte dal sistema manifatturiero cioè, che necessariamente per stare sul mercato servizi, deve aumentare allora. la propria produttività, che non sarà più in grado di garantire un aumento della manodopera perché deve fare con meno gente e più prodotto e, e quindi il settore della manodopera deve, deve, deve ripartire dalla questione dei servizi. Allora, I servizi sono di due tipi, sono quelli all'impresa che comunque se l'impresa esporta possono essere garantiti e possono creare occupazione. Ma ci sono quelli della persona che se le persone non migliorano le proprie condizioni di vita certo. non possono partire. Noi abbiamo un precedente nel Veneto, lo abbiamo degli anni, conto, tenete conto che negli anni del 1995 e del 2001 abbiamo perso eh, oltre il 50% su alcuni settori del manifatturiero in questo territorio e oltre il 50% di manodopera. Certamente la riconversione e la crescita successiva ha portato a riqualificarli. Oggi il problema è la crescita, questo è il problema, perché certo. altrimenti noi ci giriamo attorno e, e soprattutto a... deve esserci qualche elemento di riduzione della pressione fiscale sul lavoro ecco, però, perché esatto. rimanga qualche euro in più in tasca alle persone. Questo è il tema. Altrimenti noi ci siamo attorno per si vedere. Ecco, o partono i servizi o parte, o tipo. oppure, ripeto, il manifatturiero crea una ricchezza, ma la crea limitata, ma non crea occupazione. Benetello. Lei è imprenditore, lei si è confrontato anche a livello istituzionale, politico, centrale, più volte, perché il settore è stato bomba, potrebbe essere un settore trainante, questa è una cosa paradossale. Certo. Ci sono migliaia di imprese nel Veneto, nella zona in modo particolare della provincia di Padova, che potrebbero vivere, che avrebbero dato lavoro a giovani, per cui si è mosso più volte, ma questa sensibilità, questa esigenza precisa, semplice da capire da tutti, è compresa secondo lei a livello Centralistico, Beh, visti, nel grande rigore. Visti i risultati, direi proprio no, di no. Quindi, cioè, non abbiamo proprio nessuna eh, speranza. Allora, sono... eh, io, io lancio un, un messaggio alle nostre imprese, a tutte, concorrenti o amici, perché di questo si tratta, di eh, guardare avanti e, e di essere noi che trainiamo la politica, noi che imponiamo il mercato. Perché io vedo che se noi proponiamo determinate cose che hanno un valore aggiunto, la cittadinanza ci segue, l'utente viene a vedere, a comprare e a fare. Pertanto è un'imposizione che noi dobbiamo dare al sistema mettendo in fila determinati lavori e facendo sì che tutto quello che c'è diventi armonizzato in maniera tale da far sì che l'utente abbia ancora un interesse a fare la costruzione, a fare un miglioramento energetico, a fare un fotovoltaico, a fare tutto questo, lavorando in sistema riduzione di costi, miglioramento dell'azienda, della manodopera super specializzata che non può sbagliare perché altrimenti mi, mi, mi aumentano i costi e lavorare guardando avanti e non guardare la borsa al mattino se funziona o se non funziona. Perfetto, grazie mille, siamo arrivati al termine, grazie Presidente Benetello, ricordo l'appuntamento a partire da lunedì a Castelfranco Veneto in via... In via circonvallazione. In via circonvallazione per poter incontrare diversi imprenditori del settore, per poter rendere la propria abitazione un investimento, soprattutto non renderla così dispendiosa. Non dico arrivare alla casa passiva, però insomma che non costituisca un costo così importante eh, per il cittadino, per chi la abita. Quindi strategie che possono essere adottate, le troviamo. Casa Easy, è tutto un po' l'offerta che eh, viene a condensarsi in queste giornate, da lunedì praticamente sino a, a, domenica, a domenica compresa. compresa. Perfetto. Grazie naturalmente anche a Vendemiano Sartosi qui con noi, grazie al Presidente, grazie a voi di averci seguito. Noi come sempre ci ritroviamo lunedì in diretta e vi lascio questa sera, ricordatevi, il match il dibattito di politica con Giorgio Bolile. Grazie.